L'ultima prima dello stop per la nuova Sant'Egidiese si gioca tra le mura amiche contro la Fater Angelini. Assenti Petronio, Stacchiotti e Di Blasio. In campo dal primo minuto il nuovo acquisto De Angelis. Nei primi minuti la Fater prova a rendersi pericolosa, ma la partita la fa la squadra di Serafino. In cronaca, ottavo minuto, incursione palla al piede del baby Angelini, punizione dal limite, battuta da Pietrucci, finisce sulla barriera. Ancora Pietrucci, grande cavalcata, palla al piede, scarico per Di Giorgio che poi si allunga la sfera, la mette al centro, gol di De Angelis per il direttore di gara Carlini di Lanciano. Di Giorgio si era allungato oltre la riga di fondo, il replay non chiarisce, il gol arriva al quarto d'ora, pennellata da calcio d'angolo di Capretta, svetta Capitan Zenobi che porta in vantaggio i giallorossi di casa. Rivediamo lo stacco imperioso di Simone Zenobi. Recupera palla al ventesimo Censori che poi scocca un gran sinistro dai 20 metri. Bravo in questa occasione Orletti, si rifugia in angolo. Buono il primo tempo dell'altro Simone Zenobi, classe 2000 in campo. Tiro parato sul finire di tempo da Orletti. Forcing a inizio ripresa della nuova Sant che prova a chiudere il match. Prima Capretta per De Angelis, superlativo Orletti. Poi ancora rilancio di Zenobi che pesca De Angelis. Ancora Orletti dice no all'attaccante, alla sua prima partita in maglia giallorossa. Dopo un brivido ad opera di un'incursione di Landucci e Di Giorgio, avere la palla giusta al 24esimo, Silvaggi si immola con il corpo. Meglio la Fater nel secondo tempo, ponte aereo di Tropeano blocca Donateo, 31esimo è Minutolo a tuffarsi su azione di calcio d'angolo. Ancora Minutolo al 36esimo, chiama Donateo, un super intervento ma Carlini aveva ravvisato una scorrettezza degli avanti della Fater. Gli ultimi assalti non portano a nulla, la nuova Sant si aggiudica l'intera posta in palio e vola 10 punti in classifica, ancora imbattuta la porta di Donateo.